Le richieste sono salite vertiginosamente fino alla non riuscire a evadere tutte le richieste che vengono da parte soprattutto del pubblico cinese. C'è da sottolineare però che non sono acquisti relativi al consumo e alla divulgazione di questi articoli in Italia, perché la maggior parte che compra grossi quantitativi sia di mascherine sia di igienizzanti lo fa per mandarli in Cina. Perciò la percezione, diciamo, del pubblico lo potete vedere anche dalle persone che entrano, nessuno si presenta con la mascherina, oppure su 14 dipendenti io ho lasciato libera scelta, perché anche noi siamo ovviamente a rischio contagio, ma nessuno di noi ha deciso di adottare una precauzione inutile, perché poi la mascherina è una precauzione inutile. La mascherina ha un senso per le persone che hanno già un virus, fra virgolette, perché può essere anche un banalissimo raffreddore, e c'è da sottolineare che la cultura dei cinesi propone la cautela con una mascherina anche per un banale raffreddore o per un'allergia. Perciò, diciamo, abbiamo sempre avuto la vendita di questi articoli in una maniera sicuramente più esigua rispetto a questo periodo, ma dettato dal fatto che, essendo ferme le fabbriche in Cina per il Capodanno e per l'isolamento, ovviamente non producendo si trovano in carenza di questi articoli e fanno approvvigionamento in massa di questi articoli per mandarli nel loro paese. Io poi ho fatto un'iniziativa insieme all'Associazione dei Giovani Imprenditori Cinesi, i quali mi hanno fornito 4.000 mascherine e altre 4.000, inizialmente erano 2.000, poi adesso ne ho messe 4.000 che sono riuscito a trovarle, per regalarle a tutti i clienti che entrano in farmacia. E la proposta è proprio quella di regalare una mascherina insieme all'informativa che abbiamo fatto stampare, dove viene spiegato, secondo le direttive del Ministero della Sanità, le linee guida da osservare sia per riconoscere il virus sia per capire cosa uno deve fare nel momento in cui c'è un sospetto di contagio. C'è da sottolineare, e di questo è stato oggetto un corso di formazione dell'Ordine dei Farmacisti all'Università La Sapienza lunedì scorso, tenuto dal dirigente dello Spallanzani, che non stiamo parlando di pandemia, ma stiamo parlando di epidemia. Io questo credo sia necessario che il pubblico lo capisca. La differenza tra pandemia e epidemia è che l'epidemia è circoscritta, e oggi si parla di epidemia in Cina, non si parla di pandemia che diventa esteso a livello mondiale o europeo o quello che sia.